Ed eccoci qui, raga, a parlare ovviamente di tennis, di ATP Finals, ultima giornata, ultime sessioni di round robin, ovviamente con Djokovic in campo e soprattutto Casper Ruud, perché è di lui che parleremo maggiormente questa sera. Perché? Perché innanzitutto salutiamo e quindi buona serata a tutti, buonanotte a tutti, buon fine settimana a tutti, ovviamente. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tra l'altro, ripensandoci, perché ho detto salutiamo? Mi vedete con qualcun altro? No, quindi lasciate perdere, ma è stata una serata anche abbastanza particolare, sono appena tornato e quindi lasciate perdere, insomma, lasciate perdere. E Djokovic, che cosa dobbiamo dire di Djokovic? Batte 6-2, 6-2, 6-1, Norri che può veramente, veramente poco. In fotocopia di fatto l'inizio dei due set, inizia con un break il primo set, inizia con un break anche il secondo set e la partita indirizzata completamente verso il lato serbo del campo, ecco, diciamo così. Quindi Djokovic che chiude il proprio girone, ossia il girone verde, da imbattuto, nessun set perso, 6 set vinti. Tre partite, tre punti, quindi tre vittorie. Secondo, Casper Ruud. Direi che con queste semifinali centrate si possa definitivamente dire che la stagione del norvegese è stata una stagione pazzesca, veramente pazzesca, una crescita, una solidità enormi durante l'arco di questo anno, e le prestazioni sono andate in crescendo, tra l'altro, durante la stagione. Poi la prima cosa che mi viene in mente di Norri quest'anno a livello proprio di tornei vinti sono quelle 3 settimane di fila con 3 250 vinti. Sì, ok, non ha avuto grande resistenza, ma per come stava giocando, veramente penso che avrebbe asfaltato anche giocatori di un calibro superiore, magari. E quindi veramente ottima stagione di Norri e sì, vabbè, di Ruud, scusate, un Ruud che è numero 8 della classifica ATP. Vince due match in queste ATP Finals e quindi 400 punti guadagnati più un ponte premi. Adesso non so sinceramente se abbia guadagnato una posizione, non ricordo adesso a memoria i distacchi dei primi 10 della classifica, del ranking ATP, però comunque un Ruud che chiude veramente in maniera fantastica. Se la vedrà con Medvedev, che è stato il dominatore, tra virgolette, dell'altro girone. Quindi le due semifinali quali saranno? Medvedev-Ruud e Djokovic-Zverev. Quest'ultima finale sembra quella sulla carta, almeno un po' più equilibrata, perché Medvedev e Ruud, seppur si scontrano, si vanno a scontrare, due giocatori forti e soprattutto Ruud, come ho appena detto, è veramente in forma. Medvedev, se gioca da Medvedev, cioè, dovesse poco poco giocare come nel primo set contro Sinner, credo che questa partita finirebbe 6-3-6-3. Ecco, diciamo, spariamo un risultato a caso. Un doppio 6-3 per Medvedev e tutti a casa, veramente. Perché se gioca in quel modo, non sbagliando nulla, tirando cannonate da una parte all'altra, è difficile per chiunque, anche per un Ruud comunque in forma. E ripeto, il protagonista di questa serata è Ruud, che batte Rublev in rimonta, tra l'altro, 2-6, 7-5, 7-6, 2 ore e mezza di partita. Nel primo set comunque Rublev domina, possiamo dire. Poi Ruud che cosa fa? Comunque c'è quella reazione fisiologica, si lotta, una guerra di nervi anche, diventa una guerra mentale. Ma Ruud, la caratteristica che mi colpisce di più di questo giocatore è che non si scompone, anche nei momenti difficili, cioè continua a fare quello che è abituato a fare, cioè continua a proporre il proprio gioco, anzi magari sale anche di livello, e queste sono caratteristiche di
che solo i giocatori veramente forti, soprattutto mentalmente, hanno. E quindi questa è la caratteristica che apprezzo di più di Rudd. È come, cioè, non si scompone veramente neanche di fronte a qualcosa di catastrofico, magari. Mi dà proprio quell'impressione. E in tante situazioni lo dimostra, e lo dimostra veramente alla grandissima. Quindi, grande Casper Ruud per la stagione che ha fatto. Comunque vada questa semifinale con Medvedev, sarà una stagione grandiosa. Entra nei primi 10 del mondo, va alle finals. Quindi, un norvegese, sinceramente, non so, andando a memoria, se sia mai stato alle finals, se abbia mai raggiunto tali risultati. Adesso, sinceramente, non ricordo, ed è anche una certa ora. Comunque, magari delucidatemi e ditemi la vostra qui sotto nei commenti se ricordate qualcuno. Però un Rud che batte un Rublev così così, ecco, in queste finals mi aspettavo un po' di più dalla partita contro Djokovic, anche se sì, stava giocando contro Nole, però mi sarei aspettato qualcosa di più. Anche qui una vittoria, una sconfitta, si fa rimontare. Comunque, ha combattuto nel secondo e nel terzo set, perché per perdere 7-5, 7-6 significa che hai combattuto, ma si vede che Ruud alla fine, io non ho visto il match, ho visto solo qualche highlights, premetto questo, si vede che il norvegese ha avuto poi qualcosa di più nella lotta proprio a livello mentale, a livello proprio di punti importanti, di scambi e cose così. Quindi si chiudono questi round robin. Domani si giocheranno le semifinali, ovviamente, e domenica la finale. Quindi, che dire? Prima di chiudere questo video, parliamo un attimo di Matteo Berrettini, che purtroppo avrete sentito, magari oggi ha annunciato il forfè anche per quanto riguarda la Coppa Davis. Era un po' nell'aria, anche se nelle ultime ore trapelava magari un pochino di speranza, forse tentava di provava ad esserci, insomma, avrebbe provato ad esserci quantomeno. Certo, io sono stato sempre abbastanza pessimista e purtroppo devo dire si è confermato, è avvenuto quello che temevo e quello che pensavo. Quindi Berrettini salta anche le finali di Coppa Davis e al suo posto è stato convocato Simone Bolelli dal capitano, dal coach ovviamente, Volandri. Quindi speriamo che possiamo fare bella figura in questa Davis, ultima settimana, ecco, della stagione, ultimi scampoli di stagione. Però, come ho detto già negli scorsi video, io già sono proiettato alla stagione prossima, già mi immagino, già fantastico con la mente e già non vedo l'ora, veramente. Quindi, che dire ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, grazie se siete arrivati fino a questo punto a vedere il video, e ancora buonanotte a tutti e alla prossima!